Ci sono soprannomi capaci di identificare immediatamente una persona che sanno immortalare le sue caratteristiche peculiari e lasciarle ai posteri con una sola parola. Gilles Villeneuve per tutti è l'aviatore, Ayrton Senna è Magic, Alain Prost il professore e così via. L'orso, invece, per tutti gli appassionati di motorsport è uno ed un pilota soltanto, Denny Hulme. Dennis Clive Hulme nasce a Nelson, nell'isola meridionale della Nuova Zelanda, il 18 giugno del 1936. I suoi genitori sono fieri coltivatori di tabacco, ma al piccolo Danny l'agricoltura non interessa affatto. Lui ama le auto. Inizia a lavorare giovanissimo, fa il meccanico e mette da parte degli spiccioli per comprare un MGTF con cui si iscrive a delle gare in salita tra il 57 e il 58, prima di iniziare la propria carriera in monoposto nel 59 a bordo di una Cooper Climax 2000. Selezionato come rappresentante per la Nuova Zelanda da mandare in Europa per gareggiare in Formula 2, Hulme conquista la sua prima vittoria in Italia a Pescara nel 1960. È datata 1961 la sua prima partecipazione alla 24 ore di Le Mans, dove al volante di un Abarth 850S termina al 14° posto assoluto. Non male per un debuttante della categoria che non poteva competere per l'assoluto. Danny non è una persona ad amare troppi riflettori alle luci della ribalta ed è proprio in questa prima fase della sua carriera che il soprannome Orso gli viene affibbiato. Le porte della Formula 1 non sembrano spalancarsi nonostante i buoni risultati e Hulme si deve accontentare di lavorare alla corte di Jack Brabham come meccanico, limitandosi a testare di tanto in tanto le monoposto. Nel 63 la sua prima apparizione in Formula 1. Non si tratta di una corsa valida per il campionato, ma a Danny non importa. Siamo in Svezia. Hulme chiude quarto assoluto dietro le imprendibili Lotus di Clark e Taylor e alle spalle proprio di Jack Brabham. Devono passare ancora due anni prima del debutto in un Gran Premio del Campionato del Mondo. Siamo a Monaco, la macchina è una BT7 e Hulme chiude all'ottavo posto. È il 66 e la Brabham Repco è l'auto di riferimento. Hulme è pilota titolare del team, ma sa bene che non deve pestare i piedi a Black Jack, patron e pilota della scuderia, che infatti vince il titolo mondiale, primo uomo a riuscire nell'impresa di assicurarsi un titolo alla guida di una propria auto. A Danny, però, i panni del gregario iniziano a stare stretti. Il suo anno di grazia è il 67. Vittorie e podi si susseguono a ripetizione. Sia Hulme che Jack Brabham puntano al titolo mondiale. Caratteri ostici tutti e due, corrono rispettandosi entrambi, ma i comandamenti non scritti della pista impongono la regola del gregario. Adesso però voglio farvi una domanda. Avete mai visto un orso fare da gregario a qualcosa o a qualcuno in natura? Io personalmente no, ed è proprio quello che fa Hulme. Vincere un titolo mondiale quando in pista ti scontri con il proprietario del team non è il modo migliore per guadagnarsi la riconferma, soprattutto se il titolare della scuderia arriva secondo. Ed è quello che succede a Danny, appiedato da campione in carica al termine del 67 da un per nulla permaloso Black Jack. È qui che l'amicizia con un altro neozelandese, Bruce McLaren, emerge. I due si conoscono e si rispettano da una vita, entrambi hanno avuto percorsi molto simili, entrambi hanno lavorato come meccanico prima di approdare in Formula 1, ad esempio. La liaison si concretizza, Hulme diventa pilota McLaren. I primi anni sono più che buoni, arrivano vittorie in Formula 1 e in Can-Am, ma manca il titolo. Dopo la scomparsa di Bruce McLaren durante un test, Hulme è distrutto. Per la prima volta sembra quasi umano, sembra abbattere quel muro che si era costruito tra sé e il resto del mondo. La sua carriera in Formula 1 dura fino al 1974, ma l'amore per le corse è eterno nel cuore di un pilota. È il 4 ottobre del 1992, siamo alla 1000 km di Bathurst. Hulme è al volante della sua BMW M3 nel pieno della gara. Qualcosa non va però, non nell'auto che è perfetta, è lui a non sentirsi in forma. Comunica via radio di stare male, si ferma a bordo pista, ma quando arrivano i Marshall un infarto se l'ha già portato via. Così, in un modo per nulla banale, Danny Hulme lasciava questo mondo, sempre comunque però al volante di un'auto da corsa.